Lei si sente tranquillo a stare senza mascherina? Sì, se sto a distanza, sì, abbastanza. Se sto in ambienti chiusi, un po' di paura c'è. Però all'aperto. Ha la stessa paura di mesi fa oppure si sente un po' più... No, meno paura, perché credo che questo aumento sia in proporzione anche ai tamponi che hanno fatto, per cui più se ne facevano e più se ne trovavano, per cui non credo che sia un dato molto attendibile. Sicuramente c'è ancora, non è sparito, però penso che è un dato un po' falsato. Le dovevano aprire proprio, secondo me. È stato, abbiamo fatto tanto, secondo me, per accontentare qualcuno, secondo me si è sbagliata ad aprirle, secondo me. Poi il resto lo vedremo nei mesi prossimi, però penso che era un passo sicuramente da non fare quello là. C'è il rischio, secondo lei, che i ragazzi possano non andare a scuola il 14 di settembre? Credo, con questa manovra che hanno chiuso le discoteche, penso che siamo abbastanza tranquilli. E ovviamente bisogna stare sempre con gli occhi aperti, perché il rischio c'è ancora, sicuramente. Però secondo me un assembramento del genere, come quello delle discoteche, secondo me era doveroso chiuderlo. Mi dispiace per i ragazzi, pure mio figlio si lamenta, però purtroppo è così. Ci vuole quest'anno, purtroppo il 2020 è andato così. Lei in questo momento sta seduta vicino ad altre persone ed è senza mascherina, pensa di essere... C'è nella borsa la mascherina, ce l'ho nella borsa, quando vado in negozio la metto, quando sto all'aria aperta la tolgo. Sarebbe meglio indossarla più spesso? Perché si appare che gli occhiali e non ci vedo quando cammino, capito? Ci pensa che potrebbe essere rischioso incontrare qualcuno che è contagiato? Certo che è rischioso, certo sì che è rischioso. Per dire che sono vecchia e i vecchi attaccano di più. Quindi la mascherina è in borsa? C'è in borsa. Poi guardate il negozio la metto. All'aria aperta no, perché fa troppo caldo. Signora, lei in genere la mascherina la indossa o non la indossa? È molto scesa con... No. Adesso dove sta? A casa. E se deve entrare in un negozio? No, non entro. E se incontra tante persone? Le evito. Sono già addestrata, guardo. Che si sente tranquilla, signora? No, perché non sono io quella là che non rispetta la legge, sono gli altri, insieme a me. Però la mascherina bisogna tenerla sempre con sé, eh? Sono scesa con il cane, fare il giro intorno al palazzo e tornare, niente di più. Non è che entro e esco dai negozi, mi metto a parlare con qualcuno, è lei che mi ha fermato, se no mi acchiappava. Okay. Signora, lei correttamente utilizza la mascherina? Sì, perché è una cosa giusta, perché non usarla? Perché vediamo in giro parecchie persone che non la usano, vabbè, non hanno capito niente del problema che ci sta. Le viene rabbia soprattutto quando vede i ragazzi, per esempio, che stanno tutti insieme nelle piazze in affollamento? Molto, molto. Mi viene rabbia veramente, perché qua è un sacrificio che bisogna fare e non è che ci hanno detto di... Io veramente non dovrei proprio portarla, perché mi manca un po' il fiato, però la porto, la stessa cosa, cerco di portarla sempre, anche se non vedo nessuno, non mi interessa. E per la mia salute e anche per gli altri, no? È giusto. Non tutti però usano questo comportamento. No, non tutti la pensano così, purtroppo. Che dobbiamo fare? Ci vorrebbe un po' forse più di... controllare di più, forse questo ci vuole.